Pronto? Pronto, c'è il babbo? No. La mamma? Neanche. La zia? Neanche. C'è la nonna? No. La nonna c'è sempre di solito, eh? Sei solo in casa? Sì. Ah, sei un maschietto? Sì. Ah, e sei una femminuccia? No. Ah, no. Quanti anni hai? 12. Ah, ma ti hanno lasciato solo in casa, eh? Sì. Che stavi facendo? Io guardo la televisione. Ah, cosa? Non lo so. Ah, non guardavi senza sapere cosa guardavi? Sì. Guardavi il televisore acceso o spento? Acceso, ma lei chi è? Ah, ecco, no, sono Arsella del bagno Melesecche. Sì, e allora? Allora, no, come allora? Ho detto, allora lo dico io casomai, eh? Oh. Allora, voglio dire, le gabine, gli ombrelloni e le sdraie sono già pronte? No. Non sono pronte ancora? No. E quando saranno pronte? Tra una settimana. Ah, ecco, vabbè, allora posso richiamare fra una settimana? Sì. Sarà tutto pronto? Sì. Io voglio anche paletta, secchiello, gelato leccato, patino marcio, siringhe ritte sotto la sabbia, granchi in culo, catrame dappertutto, medusa addosso, squali e piovre. Sì, ok. C'è possibilità di avere tutto questo? Va bene. Benissimo, il bagnino com'è? Buono. Sei te il bagnino? Sì. È buono il bagnino? Sì. È buono? Sì. Perché mia moglie è interessata al bagnino. Va bene. Una manciatina di palla al bagnino si può dare? Ok. Ok, d'accordo. Allora quando posso richiamare? Tra una settimana. Tra una settimana? Mm. Ma ci sarà posto ancora? Lì, al bagno Melesecche? Sì. Sì? Sì, sì. In che località si trova il bagno Melesecche? Marina di? Marina di Grosseto. Marina di Grosseto, ho capito. A me risultava un altro posto, ma visto che c'hai 12 anni non te lo dico. Mm-hmm. No, perché poi dicono, questo è un bambino. Ma te sei un bambino o un ragazzo? Bambino. Bambino? Sì. 12 anni e bambino? Sì. Ragazzo quando comincia, ragazzo? 14. C'hai le idee precise, chiare, E cosa vuol dire che fino a 14 anni te sei un bambino e vai dal pediatra? Ma perché deve rompere sempre le scatole? Perché mi fa queste domande? No, io non rompo sempre le scatole, è la prima volta mi sembra, E sarà anche l'unica, per carità di Dio. Ma perché mi ha chiamato? Perché sì, abbi pazienza, perché hai risposto? Perché ho risposto perché ho sentito se squillare il telefono. Esatto, allora giustamente ti hai risposto perché io ti ho chiamato. Perché io ti ho chiamato? Perché tu rispondessi, no? Sì. È chiaro, no? Chiami un altro. Ma io chiamo tanta gente, non ti preoccupare, ho chiamato te per fissare per il bagno, no? Va bene. Ma le gabine, come sono le gabine? Sono spaziose le gabine? Sono grandissime. E gli ombrelloni? Anche. Ne voglio 3. Va bene. E 10 sdraie? Sì, sì, sì. Va okay. Bene? Va bene. Ha preso nota? Sì. Mi raccomando, Sì. Com'è il mare lì? Bellissimo, pulito e fresco. Fresco? Sì. Ecco, capito. E l'ova? Pulite. Anche l'ova? Sì. Ah, mi fa piacere. Ma dentro ho messo l'ova? Marce. No, perfetto, pulite fuori, ma insomma, che sistema è questo, Guarda che io disdico, Va bene. Disdico la prenotazione, Sì, sì. Ma invece no, io vengo. Va bene. Va bene? Sì. Fatti trovare lì, Ti do la mancia poi. Sì, sì. Ci penso io. Ok. Io pago a conchiglie. Oh! Sì. Vai a guardare la televisione, perché mi sembra che tu sia proprio, Va cioè, bene, adatto. Ciao. Mamma mia, ragazzi. Ma questo bambino, una vera peste. Non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi importa un. Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.